Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, so che comunque sto facendo fin troppe avvisamenti nel canale, cose varie, perché allora nell'ultima volta avevo detto che comunque avrei ricominciato un po' a fare i video, insomma dato. Però ragazzi, vi dico una cosa, io voglio farli i video, cose varie, ma sappiamo tutti quanti che comunque ormai sono anche in tornate scuole, quindi io vi voglio avvisare che come al solito, insomma, che caricherò di sicuro un qualche video a settimana, però non tutti i giorni ovviamente. Poi ragazzi, vi do un piccolo avvisamento, cioè in questo momento cioè ognuno sul suo telefono ha sempre dei problemi. Ecco, io ho il mio, sono sempre con la memoria piena, quindi ogni volta che faccio un video, puff, memoria piena, e ogni volta mi tocca cambiarli per qualche assurdo motivo. Ogni volta devo provare a fare qualche metodo per farcela. È vero, posso togliermi dal problema, però è abbastanza noioso perché alcune cose non me le salva. Poi, a parte questa cosa, ragazzi, io vorrei anche iniziare una nuova serie. La serie sarà appunto tipo la caccia ai creepypasta di Minecraft, ovviamente, su Pocket Edition, ovviamente. Perché allora ho voluto vedere un po' su provare sta cosa, perché secondo me anche su Pocket Edition ci può essere un sì, ci saranno vari tipi di siti in cui potremo trovare una di queste entità e che comunque provare non nuoce, comunque provare a vedere se potrebbe essere vero o meno. Ovviamente è la mia supposizione di pensare se può essere, se ci sono davvero, ma penso di sì, però penso che sia fortuna o a random che li potremo vedere, perché dato che sono entità che non si vedono abbastanza bene, perché appunto scompaiono dopo 2 secondi, mezzo secondo insomma, non si notano neanche, quindi insomma neanche cosa vale. Vabbè ragazzi, io vi ho voluto da questo piccolo avvisamento e anche per l'arrivo di questa nuova serie, spero comunque questo fatto della nuova serie vi possa piacere. Ho voluto cercare un po' di riportare in Minecraft perché da quando insomma ho portato Naruto Blazing, insomma Minecraft l'ho un attimo escluso e su questo ne mi è andato manco un po' giù, perché comunque Minecraft è uno dei miei giochi che io comunque adoro giocarci un po'. Quindi noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Allora, e comunque ragazzi, con questa interfaccia, perché questa qua è la mia skin, vi saluto, spero comunque il video vi possa piacere, raggiungiamo i 10 like per un prossimo episodio e ciao a tutti!